Buongiorno a tutti da FTA Online. Guardiamo insieme quali sono gli spunti più interessanti per la salute odierna. Parleremo dell'indice FTSE MIB e di due titoli di piazza affari, Autogrill e Pirelli, oltre che introdurre uno speciale che abbiamo fatto sul sito www.ftaonline.com relativo ai titoli del FTSE 100. Per quello che riguarda i dati macro, ricordiamo che nel pomeriggio verranno diffusi quattro figure relativamente importanti, in particolare la fiducia dei consumatori alle ore 15. Guardiamo subito il risultato dello studio che abbiamo fatto sui titoli del FTSE 100 inglese, che potete approfondire appunto sul nostro sito. In particolare, dopo aver analizzato l'indice di borsa, che in questo momento ha prospettive grafiche sicuramente migliori rispetto a quello italiano, abbiamo selezionato tre ipotesi di portafoglio adatte a tre differenti attitudini a rischio dell'investitore. E quindi potrebbe essere interessante in una fase come questa, in cui i titoli italiani sono penalizzati dall'incertezza sia economica che politica, magari guardare a differenti aree geografiche per diversificare il portafoglio. Abbiamo detto che parleremo di due titoli del mercato domestico, in particolare Autogrill e Pirelli, sui quali nella seduta odierna sono intervenuti alcuni broker per variare target price e giudizio sulle prospettive di andamento del titolo. Ma passiamo ora allo studio grafico dell'indice FTSE MIB. Questa mattina le quotazioni sono sostanzialmente stabili rispetto ai valori di ieri. In questo momento siamo a 15.676 punti, con la chiusura che ieri è stata registrata a 15.644. Come vedete, i prezzi si muovono in questa fase all'interno di questa fascia delimitata superiormente ed inferiormente dalle medie mobili a 100 e 200 giorni. Nella parte alta del trading range delle ultime settimane troviamo la media a 100 giorni, che è stata attestata dai massimi di ieri e che vale questa mattina 16.250 punti circa. Nella parte inferiore del trading range troviamo invece la media a 200 giorni, che vale 15.470 punti circa. La fuoriuscita da questa fascia orizzontale fornirà indicazioni su quelle che sono le prospettive a medio termine del mercato. Diciamo che i prezzi si stanno muovendo in questo canale che è possibile ipotizzare in questa fase, e che se dovessimo scendere al di sotto di quelli che sono stati i minimi del trading range, cioè al di sotto dei 15.400 punti, con buona probabilità andremo a testare la base del canale in area 14.650. Se invece dovessimo avere il superamento della media mobile a 100 giorni, che coincide con il lato superiore del canale, potremmo assistere a una correzione anche ampia della recente discesa, con primo obiettivo in area 17.000. Passiamo ora allo studio dei titoli che abbiamo selezionato. Nel caso di Pirelli, abbiamo questa mattina un rialzo dell'1,8% circa, siamo ritornati a 8 euro e 20, 8 euro e 22. La strada da percorrere per recuperare dopo la fase di calo significativa che c'è stata nell'ultimo bimestre è ancora lunga. Comunque diciamo che già il superamento di area 8 e 25, quindi poco al di sopra dei livelli attuali, permetterebbe la rottura di questo piccolo ledge, di questo trading range che si è sviluppato nelle ultime sedute, dando il via a un movimento di correzione un pochino più ampio di quello che abbiamo visto stamattina, e che i ritracciamenti di Fibonacci rendono probabile fino a area 8,70-8,75, dove i prezzi incontrerebbero anche la media mobile a 100 sedute. Se invece dovessimo tornare al di sotto della parte centrale dell'intervallo disegnato ieri dai prezzi, e sarebbe quindi al di sotto, diciamo, di area 8 e 15, sarebbe probabile il proseguimento della fase discendente con obiettivi che, come vedete, potrebbero essere anche distanti dai livelli attuali, perché i minimi della seduta di ieri sono collocati praticamente, oltre che a ridosso dei minimi del 16 di novembre,
anche sul 61,8% di ritracciamento del rialzo dei minimi dello scorso luglio. La violazione di questo livello quindi comporterebbe un'accelerazione ribassista con primo obiettivo la base di questo gap che è stato lasciato dai prezzi il 27 di luglio a 7,69 euro. Per quello che riguarda Autogrill, invece, nella seduta odierna abbiamo un tentativo di rimbalzo, anche se per il momento limitato, siamo tornati in area 9,30. C'è stata la creazione di una fase di rallentamento dell'uptrend nel corso delle ultime settimane, che però per il momento si è mantenuta al di sopra sia di questa linea di tendenza, che è significativa, sia della media mobile a 100 sedute. Quindi direi che il rimbalzo che vediamo oggi, se ancora non ha inviato un vero e proprio segnale di ripresa, che verrebbe solo al di sopra di questo limite della fase laterale a 9,52 euro, in ogni caso è un primo indizio positivo. Al di sopra i 9,50 e 9,52 invece sarebbe lecito attendersi il ritorno sui massimi di fine febbraio a 9,96 euro. Se dovessimo vedere i prezzi che tornano al di sotto dei 9,20 euro, invece ci sarebbe il rischio di proseguimento della discesa almeno fino a testare la media mobile a 100 sedute, che in questo momento vale 8,65 euro. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi invitiamo ancora a visitare il sito www.ftaonline.com e vi auguriamo buona giornata.